Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene e che state trascorrendo una splendida giornata. In questo video vi voglio parlare del nuovo difensore centrale del Torino, David Zima, classe 2000 della Repubblica Ceca. Però prima di andare a nocciola la questione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Soprattutto iscrivetevi al canale perché mi trovo nella fase dei Road to 700, quindi mi raccomando, cliccate sul tasto rosso e iscrivetevi. Qui sotto in info box trovate tutti i link possibili e immaginabili per recuperare i video che ho realizzato nelle settimane precedenti. Ma comunque, veniamo a noi. Appunto, parleremo di David Zima, difensore centrale classe 2000 di 190 cm, che il Torino ha acquistato per 5 milioni di euro più o euro meno, dallo Slavia Praga, un difensore centrale che era già stato accostato nell'ultimo mese al Torino più volte. Poi sono giunti anche altri nomi, tipo Jugo o tipo Comert, vi lascio qui sopra nelle schede tutti i video riguardo ai giocatori. Però ecco, soltanto nel penultimo giorno di mercato, quindi ieri, è stata ufficializzata la trattativa. Un buon investimento da parte di Cairo, per una cifra importante, perché comunque, ripeto, 5 milioni di euro più o meno non sono assolutamente pochi, però ecco, un difensore sicuramente di prospettiva. Però parliamo anche del giocatore, ripeto, difensore della Repubblica Ceca, ha esordito in Nazione A nel marzo del 2021 ed ora ha totalizzato due presenze: 190 cm destro di piede, cresciuto calcisticamente nel Sigma Olomouc, penso che si pronunci così, per poi trasferirsi in prestito allo Slavia Praga nel febbraio del 2020. Dopo è stato acquistato appunto dallo Slavia Praga a titolo definitivo per una cifra di 1,3 milioni di euro. Capite bene che anche lo Slavia Praga ha fatto la sua bella plusvalenza con questa cessione al Torino. Però chi è questo David Zima? Un difensore centrale molto forte fisicamente, appunto 190 cm, che però ha anche una discreta velocità, piedi discreti, non educatissimi, che però, nonostante questo piccolo limite, diciamo che appunto un difensore che quando vede lo spazio lo prende, nel senso che comunque non è raro vederlo appunto, una volta che vede il corridoio, scattare in avanti. Nonostante appunto non abbia questi piedi educatissimi, un difensore comunque, anzi questa caratteristica rispecchia il concetto di difensore centrale moderno, quindi un difensore centrale che partecipa tantissimo all'impostazione dell'azione, un difensore centrale che sa usare molto bene il fisico. Può sempre migliorare, ma comunque già d'ora, nonostante la giovane età, lo sa usare abbastanza bene, ponendosi, diciamo, molto vicino al difensore in fase di pressing. Infatti è un difensore centrale che nelle sue caratteristiche ha il pressing in primis. Inoltre è un difensore che attacca molto, esce molto dalla difensiva appunto per andare a marcare il giocatore. Tiene sempre a giocare molto sul gioco, sul discorso delle distanze, no? Quando il giocatore sta per ricevere palla, lui comunque si fa trovare sempre in una distanza adatta per poter intervenire. Un difensore centrale che nella stagione scorsa, nonostante abbia giocato abbastanza, 15-35 partite, non è molto falloso. È molto vigoroso, ma non è falloso, non è rude, non è il Glick della situazione. È un po' più pulito negli interventi. Quindi ecco, potrebbe essere veramente un'ottima soluzione per il Torino in un concetto generale di difesa torinista. Quindi con questa difesa a 3 mi voglio appunto ricollegare un attimino ai profili, diciamo, accostati al Torino, come Jugo e come Comert. In comune con Zima hanno il fatto che tutti e tre hanno avuto un passato, o comunque hanno giocato alcune volte come mediano. Ovviamente le caratteristiche sono diverse. Comert è più in impostazione, Jugo è più di vigoria, ma con i piedi buonini. Zima invece è proprio il classico, sarebbe proprio il classico mediano di rottura. Il difensore centrale, proprio il perno centrale della difesa 3, che si fa staccare per poi andare in pressing o a contrasto
con il portatore di palla della squadra avversaria o comunque con colui che è il più indiziato, diciamo così, a ricevere il possesso del ad entrare in possesso del pallone. Quindi ecco, dipende poi cosa vuole appunto Juric da questo centro di difesa, se vuole un po' più uno che sappia impostare oppure uno che magari sia molto più vigoroso. In questo caso, io personalmente, a mio gusto personale, Comerz sarebbe stata la migliore soluzione per un discorso di esperienza e di età, perché comunque un 98. Ovviamente, se mi si mette a confronto Zima con Gigot, io cioè, avrei preso ad occhi chiusi Zima. Ma al di là delle differenti caratteristiche, appunto, perché Zima è un 2000, Gigot è un 93, quindi ha 28 anni e quindi ha già una certa esperienza. Secondo me, un Zima che considero come un diamante che va ancora molto sgrezzato, ecco, diciamo che essendo appunto 2000 è un investimento molto più futuribile e comunque molto più lavorabile. Prima ho parlato di Glick, lui non è simile a Glick, io lo vedo un po' più come Skriniar, come il difensore centrale che può fare appunto in questo caso anche il braccetto di destra, che magari si va un po' più allargare in fase di possesso, magari tende a supportare un po' più l'azione offensiva, magari alzandosi verso il centrocampo. Qualche rarissima partita da terzino destro ha giocato anche Zima, ma non lo vedo, no, non è assolutamente un terzino destro. Quindi voglio dire, è sicuramente un profilo molto interessante, un bel investimento da parte di Cairo. E ripeto, starà Juric compiere un lavoro appunto sul giocatore, contando anche che lui ha giocato alla Slavia Praga come centrale di destra, centrale di sinistra in una difesa 4. Si sa bene che i movimenti tra difesa 4 e difesa 3 cambiano molto e appunto non poco. Quindi un piccolo più adattamento va concesso al giocatore. Quindi ecco, investimento ottimo, sì. Risolverebbe secondo me i problemi del Torino a livello difensivo? Secondo me sulla breve distanza no. Ecco, avrei appunto puntato con un po' più sull'esperienza di Comert, ma ripeto, sul breve medio periodo, quindi magari tra 2 o 3 mesi, che magari il giocatore riesce adattarsi, sicuramente potrà ritagliarsi il suo spazio. Poi nel calcio è vero tutto il contrario di tutto, quindi magari appena arriva, firma, gioca la prima partita a rientro alle nazionali, fa il botto e poi magari si prende titolarità. E io penso che verrà schierato come centrale pur di difesa, anche perché come braccetto di destra c'è capitanizio e quindi dubito fortemente che riuscirà a rubargli il posto. Spero che il video vi sia piaciuto e comunque vi sia stato utile. Mi raccomando, come appunto ogni fine video, like al canale, iscrizione Road to 700 e campanellina da attivare. Qui sotto in info box tutti gli altri video disponibili per voi e che ho realizzato nelle settimane precedenti. Vi mando un abbraccione, un saluto da Davor e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!